Carissimi amici dal salotto di casa mia, anche perché siamo obbligati a rimanere a casa, ho contattato l'amico professionista simpaticissimo con tutto il cuore, Salvo La Rosa, che ha risposto in maniera così supersonica alla mia, appunto, al mio invito e voglio conversare con lui questi minuti che mi consente. Per vedere come si svolgono le sue giornate in quarantena. Salvo, intanto, buona serata. Ciao Stefania, grazie, grazie intanto per la bellissima presentazione, perché io sono abituato a presentare, quindi quando sento qualcuno o qualcuna che mi fa una presentazione, come dire, mi preio, si dice così nel nord Italia. E quindi grazie perché è stata molto bella, molto intensa. Senti, prima di dirti cosa faccio, ma lui dov'è? Quello lì dov'è? Mi ha detto forse è meglio che non mi faccio vedere. Mi ha detto sono un po' impresentabile, mi ha detto barba lunga, capelli un po' al Quello, hai vento. capito di chi parlo, no? Quello lì, Del come si nostro chiama? Buffa, amico comune Buffa, no? buffa, lui. Ma no, quindi parlo con te per adesso, va bene. Sì, parla con me, parla con me. Mi ha detto Salutamelo e proprio. abbracciamelo con tutto cuore. Allora, ti dicevo, passo questa quarantena cercando di passare il tempo e di passarlo al meglio, perché chiaramente è una, come dire, un riposo forzato, comunque una chiusura forzata. E la vita continua, quindi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a seguire le vicende della televisione. Per quanto mi riguarda, TGS ed RTP, facciamo le dirette sui social che servono a tenere un contatto con la gente e a fare compagnia alle persone, ricevendo da chi ci segue anche una grande compagnia. E poi condivido la quarantena con mia moglie perché i miei figli purtroppo sono rimasti fuori, non li abbiamo fatti tornare volutamente per rispettare la loro salute, la nostra e quella degli altri, e quindi cerchiamo, ripeto, di passare il tempo nel miglior modo possibile. Ma è chiaro che è tutto diverso, è tutto strano, è tutto particolare. Avverti poi, dopo tanto tempo, ormai è passato quasi un mese, questa clausura forzata, inevitabilmente. Mi mancano le passeggiate, mi manca l'ufficio, mi manca la redazione. Mi manca il lavoro reale, mi mancano soprattutto i rapporti umani, il contatto con la gente, mi mancano i miei figli, mi mancano i miei genitori. Insomma, sogno pesso, diciamolo Quando francamente. parlano che la quarantena per noi del sud è ancora più drastica, si riferiscono forse anche al fatto che noi siamo abituati tra abbracci e baci. Sì, infatti devo dire che noto anche da parte di mia moglie un atteggiamento molto repressivo, più di Conte o del virologo X, Y o Z, nel senso che siccome lei sa che io sono un uomo, una persona molto espansiva, ed è il mio carattere, io sono caloroso, sono affettuoso, poi ho i miei mille difetti, però insomma in questo senso sono molto disposto e disponibile, insomma, all'abbraccio, al rapporto umano vero. Lei dice già non si può uscire, poi non ti faccio manco affacciare da un balcone perché tu saresti capace di abbracciarti con qualcuno anche dal balcone. Scherzo ovviamente, ma poi di fatto è così, mi manca il rapporto umano e quindi credo che manchi a tutti, così come manca la libertà. Ecco, in questi casi ti accorgi, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto sia importante la libertà, cioè la possibilità di fare quello che tu desideri, quello che hai nel cuore, quello che ti fa stare bene, quello che ti rende una persona, una donna o un uomo vivo. Dall'alto della tua esperienza, cosa pensi che la gente in questo momento voglia sentirsi dire? La gente vorrebbe sentirsi dire solo una cosa: a tale giorno e a tale ora ricominceremo a vivere. E purtroppo nessuno ancora ce lo può dire. Hanno spostato il limite dal 4 aprile al 13 aprile. Certamente lo sposteranno ancora in avanti. Io penso che andremo ai primi di maggio, ma chiaramente non sono né un esperto né un virologo, quindi non posso dare notizie precise. Ma la gente come me vorrebbe sentirsi dire tutto finito e possiamo ricominciare anche a lavorare, perché come tu sai bene, per tutti il problema economico è fondamentale, soprattutto per chi ha di meno, per chi ha più problemi, per chi è in condizioni ancora più pericolose e disastrose. Quindi questo ci aspettiamo, ma soprattutto poi servono parole di conforto, servono appunto abbracci virtuali, ma comunque affettuosi,
serve anche tanto conforto. Io credo che per questo funzionino anche molto le dirette Facebook, quelle Instagram che faccio, perché tutti mi dicono grazie perché ci fai compagnia, grazie perché ci dai un momento di condivisione che è importante. Vuoi darci in ogni caso qualche dritta su quali sono i tuoi canali preferenziali in questo periodo? Ah, guarda, io ho avuto la fortuna in questo momento drammatico di essere riuscito a registrare per tempo la nuova trasmissione che sto facendo con Enrico Guarneri, quindi con Litterio, col signor Scalisi, e perché registrammo prima della fine di febbraio. Tu sai che il 4 marzo hanno chiuso tutto e quindi ci siamo ritrovati queste 15 puntate nuove che stanno andando in onda ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21:40 e alle 23:00. Su TGS, che è il canale 15 del digitale terrestre. Quindi, se vi fa piacere, se vi fa piacere sorridere, ma molti lo stanno facendo perché una risata in questo momento è terapeutica, serve, aiuta. Quindi, ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21:40 c'è il signor Litterio, c'è il signor La Rosa. Fatevi quattro risate su TGS, canale 15, la domenica anche di pomeriggio alle 14:30. E questo per quanto riguarda la televisione. Poi, per esempio, venerdì santo, giorno 10 aprile, replicheremo la processione dei misteri di Trapani, perché ovviamente, come sai, tutte le manifestazioni, tutte le funzioni religiose della Settimana Santa sono state annullate per il coronavirus, quindi noi replichiamo la processione dei misteri, che è una delle più belle, tra le tante belle funzioni che ci sono, e alle 14:20 di venerdì, sempre su TGS, troverete la processione dei misteri. E poi sono su Salvo La Rosa Official, che è la mia pagina Facebook, quella su cui magari credo andrà in onda anche questa nostra intervista, e poi su Salvo La Rosa TV su Instagram. Insomma, ci siamo. Salvo, quale uomo tu di spettacolo sei e come pensi che possa essere affrontata la stagione estiva 2020? Anche questa è una grande incognita. Io ti devo dire che non voglio essere ottimista, perché poi non voglio scoraggiarmi più avanti. Nessuno appunto ci può dare delle date precise, perché purtroppo rendiamoci conto di una cosa: sino a quando non ci sarà un vaccino, sino a quando non ci sarà una cura, saremo sempre a rischio, saremo sempre in una situazione di pericolo e saremo sempre in una situazione di grande difficoltà. Quando avremo un vaccino, quando ci sarà una cura, quando questo male sarà sotto controllo e sarà, come dire, affrontato con i mezzi giusti, allora potremo dire che la nostra vita sarà tornata normale. Sino a quel momento ci saranno restrizioni, ci sarà la cosiddetta fase 2, ci sarà un rientro graduale. Io mi auguro di lavorare quest'estate, me lo auguro veramente con tutto cuore, come vogliamo dire, magari non a giugno se vuoi, a tempo pieno e a pieno ritmo, ma magari a luglio, non lo so, però ripeto, io non dico mai nulla quando non sono sicuro di quello che dico, quando non ho fonti certe, per cui aspettiamo e incrociamo le dita e speriamo anche che si possa tornare presto alla vita normale, perché, ripeto, tra l'altro, molte persone ormai sono allo stremo delle forze. Abbiamo qualche briciolo di secondo, volevo dirti così al volo, qual è la prima cosa che farai subito dopo la quarantena? Ma guarda, mi metto sul balcone e comincio a grattare luci. No, non... Sicuramente andrò a trovare i miei genitori che non vedo da un mese. Mi auguro di far rientrare poi subito i miei figli o di andarli a trovare io, perché non li vedo loro da 4 mesi, perché non li vedo da Natale. Era previsto che ci vedessimo a Pasqua, ma non è stato possibile. Sì, mi metterò, come dire, ad abbracciare tutti, come dice mia moglie, e in ogni caso voglio tornare anche subito a lavorare, perché è giusto così, la normalità ci manca e ci mancano gli affetti, ci mancano quelle cose che stiamo assaporando di più ore. Ecco, magari questa quarantena ci insegnerà a guardare la vita con un altro occhio. Sicuramente ci cambierà, qualcuno sarà cambiato in meglio, qualcuno sicuramente in peggio, non ho dubbi. Però mi auguro che sia un cambiamento vero e costruttivo. Ne sono più che sicura. Ti auguro un buon proseguimento e ti Grazie ringrazio Stefania. con tutto il cuore per questa tua intervista. Da, dillo bene, cu tuttu cori. Ah, cu tuttu cori, ok. La Va volevo un po' idealizzare bene. perché No, non te la fallo volevo pure, però rubare, non te la volevo. no, ma non è, ma è di tu, guarda, tu penso lo diceva mia nonna,
T'abbraccio con tutto cuore, poi insomma con tutto cuore, diciamo anche in napoletano, in toscano, in italiano è sempre quello, come dire, significa amore, significa rispetto, significa condivisione. Grazie Stefania per questa bella chiacchierata, salutami Buffa, salutami Siracusa e la sua bella provincia e tutta questa nostra meravigliosa terra. A presto dal vivo questa volta, perché una signora di Adrano un giorno mi disse dopo uno spettacolo, lei è molto bravo. Lei è simpatico, lei mi fa compagnia, però le dico una cosa, signora Rosa, che mi viene dal profondo del cuore. Lei è molto meglio da vivo. Cioè, sì, signora, meglio da vivo che poi, non si sa. Abbracci, cara, con tutto Un cuore. Ciao, abbraccio, Stefania. buon Ciao a proseguimento. Ciao voi. Fabio. Ciao, grazie. Ciao.